Una profonda formazione culturale ottenuta nelle migliori scuole del tempo, i Barnabiti a Bologna prima, i Gesuiti a Ferrara poi. Ferdinando Bacillieri nasce in pieno Ottocento in quella terra di mezzo all'incrocio di due province e tre diocesi, Modena, Ferrara e Bologna. Durante il liceo matura il desiderio di consacrarsi a Dio e di partire missionario verso il lontano Oriente, come farà un altro santo nato in quella zona, Elia Facchini, che morì martire in Cina. L'ordine gesuitico gli avrebbe dato questa possibilità, ma problemi di salute che si manifestarono lo costrinsero ad abbandonare l'ordine e il progetto missionario, ma non la vocazione al sacerdozio. Frequentato il seminario di Ferrara, a soli 22 anni fu ordinato sacerdote e dedicò i primi anni del suo ministero alle confessioni e alla predicazione delle missioni al popolo. Nel 1851 l'arcivescovo di Bologna gli chiede di occuparsi della parrocchia di Galeazza Pepoli per affiancare il parroco molto anziano, un incarico temporaneo, addirittura fuori dalla sua diocesi, in terre avvolte dalle nebbie d'inverno e bruciate dall'afa d'estate, che divennero per tutta la vita il suo campo d'azione. Le sue capacità umane e apostoliche cambiarono la situazione della parrocchia, tanto da essere spesso paragonato al santo curato d'Ars. Devoto della Vergine Maria, assunse la spiritualità dell'ordine dei servi come terziario, promuovendo anche l'aggregazione dei laici. Alcune ragazze del villaggio, tra cui quattro sorelle, divennero sue collaboratrici e costituirono il primo nucleo della Congregazione delle Serve di Maria di Galeazza, per la catechesi e l'istruzione popolare, per la cura dei poveri e l'assistenza ai bisognosi, aprendo molte possibilità di futuro a numerosi bambini e ragazzi della zona, con la cura di orfani e ammalati. Nella messa di beatificazione il 3 ottobre 1999, San Giovanni Paolo II ricordò la sua profonda devozione mariana. Da povero curato di campagna, come egli amava definirsi, dissodò le anime mediante la vigorosa predicazione, nella quale esprimeva la sua profonda convinzione interiore. Egli divenne così, dice San Giovanni Paolo, icona vivente del buon pastore. A Galeazza oggi non c'è più un parroco residente, ma accanto alla sua tomba, nella chiesa parrocchiale e alla casa madre delle religiose, si conserva il ricordo di colui che non rinunciò mai a fare del bene nel nome di Cristo.